caniscito, che si era voce gira caniscito, i so benedetta da lontana via, i so benedetta da lontana via, per revere la vostra signoria, per revere la vostra signoria. Un tuffo nel passato per rivivere la Matera del 1920 e il clima di un tipico vicinato del rione Sassi, assistendo alle dinamiche fra i suoi abitanti, riscoprendo gli ambienti e le attività che vi si svolgevano. C'è tutto questo e molto altro nel percorso esperienziale Ritorno al passato, Matera 1920, curato dalle associazioni Giallo Sassi e Mysterium Materie, con il supporto della Fondazione Sassi e il patrocinio del Comune di Matera, in programma tutti i venerdì e sabato di agosto e settembre. Nell'incantevole cornice regalata dal Sasso Barisano si potranno riscoprire le atmosfere della vita negli antichi quartieri materani, tra battibecchi e pettegolezzi nelle corti e nei forni di vicinato, vero cuore pulsante della comunità. Come la vede buona! I sapete che io una che era chiesa, tenono il forno nero! La spagnola non sono giù me a presagliare! Ci ve l'ho tutte! Ce l'ho tutte! Ma non tutte la straniera, carga io avete da polo poca. La vede, ma io non ho detto niente di quella sozzona, eh? Basta, se parla di noi! Un modo nuovo per riscoprire gli ancestrali rioni, immergendosi nello spirito di chi, fino agli anni 60, ha vissuto nelle abitazioni scavate nella roccia, tra storie, pettegolezzi, amore, invidie e segreti. Un vero e proprio teatro popolare, animato da giovanissimi attori, con protagoniste assolute le donne e le loro gestioni di liti, amicizie, fidanzamenti e matrimoni. Il tutto condito da un dialetto come quello materano, dal sapore antico e magico. Usacce, per tutto c'è, stai tutto con la nervatura. Ah, perché sta qui? Te lo vuoi mandare? Mi dammi in che senso? Come non lo sai? No! Me lo dicono tutti! Stamattina, mezzo alla fontana, dicevano che sta qui se la fece di nascosto con la fuggi di mula nera. Il figlio del mugnaio, Biesce! Proprio lui! Nee. Dicono che ha fatto lo schingigna. Benedetto te! E per caso che se ne vuole lasciare la merda? Vuole fare la fuitina? Uè, nanza secca, magara lingua, frocita catenete! O debba dire le malalingue! Ma com'è nata questa idea? Ce lo ha spiegato Giovanni Calia, presidente APS Giallo Sassi e accompagnatore con il suo Cupa Cupa nel viaggio nel tempo. Da 2 anni fa, con un progetto sempre di Fondazione Sassi, il Festival delle Terre del Pane, abbiamo fatto delle interviste a 2 abitanti di questa zona che oggi hanno 92 anni. Dal loro racconto è nata l'idea di costruire qualcosa che potesse far vivere ai turisti veramente l'atmosfera dei rioni Sassi. E quindi l'idea di creare un progetto che partisse da un laboratorio di comunità e poi arrivasse a coinvolgere i turisti direttamente. Poi il Covid ci ha bloccato e quindi abbiamo pensato per quest'estate almeno di partire con un primo nucleo e quindi il laboratorio di comunità ha prodotto 2 scene ambientate direttamente in questi luoghi. È un percorso tra questi vicoli dove improvvisamente si vedono scene di vita comune, quindi chi lava i panni, chi inforna, chi impasta, chi stende, e si sentono i racconti, le dicerie, le voci che si sentivano quotidianamente nei Sassi. Quindi più che una presentazione teatrale è un percorso dove uno prova a immergersi nella reale vita dei Sassi. L'idea è quella di coinvolgere molti più ambienti, perché ora, dato il Covid, possiamo soltanto stare all'aperto, ma l'idea è quella di utilizzare tutti gli spazi di Fondazione Sassi, che sono molto ampi e molto belli, per poter creare varie situazioni in cui il turista non è solo ascoltatore, ma si metterà direttamente nella scena, anche lui, a fare i pomodori, a fare il pane, a pulire la pasta e a fare tutto quello che si faceva nel vicinato per viverlo in prima persona. Già soltanto questa location è fantastica. Poi resa animata in questo modo, con i personaggi, i costumi e gli oggetti, lo rende veramente unico. Allora venite a passare una serata a Matera diversa e venite a vedere e a vivere le emozioni che si vivevano 100 anni fa. Per conoscere tutte le date e le indicazioni per poter partecipare a questo inusuale tour nel Sasso Barisano, occorre visitare il sito www.fondazionesassi.org/ritorno al passato Matera 1920.